Siamo al museo della Targa Florio qui di Termini Imerese. Ai nostri fianchi Nuccio Salemi, il nostro curatore, e Ninni Rotolo. Stasera vivremo un giro a 360 gradi all'interno del mondo del motorsport. Intanto passo la parola subito a Nuccio, il padrone di casa, tra virgolette, che sempre ci ospita con tanto amore, tanto affetto, e che veramente con molta dedizione e passione ha messo a disposizione e mette a disposizione ogni giorno praticamente questa bellissima opera per tutti coloro che vogliono e che vogliono davvero immergersi in quello che è stato il mondo del motorsport grazie alla Targa Florio qui a Termini. Quindi buonasera Nuccio. Ciao a tutti, buona serata, spero che insomma stiate bene a casa, visto che siamo in televisione, mangiate poco mi raccomando per le feste di Natale, buon Natale, buon anno eccetera, benvenuti, sapete la storia del museo. Un luogo di morte, no? Trasformato in luogo di vita, è una cosa bella, riconosciuto ormai a livello mondiale, mi sento di dire, perché tanta gente quest'anno ci ha premiato della loro presenza. Poco fa facevo una considerazione in macchina mentre stavo scendendo qua e dicevo che questo è un museo atipico, perché la Targa Florio ancora è viva, no? Generalmente si parla di Targa Florio di musei quando c'è da rimembrare, da ricordare eccetera, invece no, la Targa, la gara più antica del mondo, essendo ancora viva, merita di raccontare questa lunga storia giorno dopo giorno, e speriamo un giorno di arrivare a vedere esercitare dalle nostre parti le auto dei sogni, quelle tipo così, o quelle di Le Mans, chissà, no, magari la regione sbatte la testa un bel giorno e deciderà di costruire quello che ci manca da 50 anni, ovvero la continuità della impiantistica, cosa che in Sicilia insomma lasciamo perdere, e quindi anche su questo si dovrebbe molto parlare, per ritornare magari a livelli importantissimi, no? Sì, dicevi benissimo, un luogo che è tutt'altro che morto, un luogo vivo. Tra l'altro possiamo anticipare, abbiamo letto qualche giorno fa che la Targa sarà di nuovo parte del Ciro, sono già uscite le date e sarà dal 9 al 12 maggio, per cui praticamente passate le vacanze di Natale, dovrete rimboccarvi le maniche, rimettere i guanti e cominciare di nuovo a lavorare su questa ennesima edizione. Ma la Targa è immortale, la Targa è la gara più antica del mondo, sarebbe un sacrilegio per tutta l'Italia, per il mondo, lasciarla infrangere, no? E lasciarla sbattere da qualche parte. La Targa deve continuare, si veste sempre di vestiti nuovi, come ha fatto in questi lunghissimi 100 anni, ha visto i Formula 1 alla favorita, ha visto le sport car che poi non potevano più continuare su quelle strade, ha visto la versione rally oggi, ma ha visto anche la regolarità, perché il Raimondo Lanza di Trabia insieme al barone La Motta si inventarono una gara di regolarità per mostrare al mondo che la gara era come dire, relativamente lenta, e quindi immediatamente la federazione la reinserì nel campionato mondiale Marche. Poi siamo arrivati quasi ai nostri giorni, nel 70, 72, 73, dove veramente si girava quasi a 130 di media. Pensate che oggi a Monte Carlo si fa a 140 di media, quindi voglio dire, era siamo lì con le Formula 1. No, ma sicuramente più forti delle Formula 1 in quel periodo, ma meno male, baciati da una fortuna immensa, perché pensate, provate a pensare, una macchina di queste che usciva ne falciava 20.000 perché c'erano 1 milione di presenze, però va bene così, speriamo in un futuro più roseo. Sicuramente da gennaio in poi la Federazione Nazionale, ACI Palermo e tutti noi saremo lì pronti per mostrare al mondo l'ennesima edizione della gara più antica del mondo. Poi ci prepareremo per ottobre, quest'anno avete visto uno show importante con le gare di regolarità che stanno prendendo sempre più piega, sempre più interesse, e insomma siamo lì a continuare questa grande storia. Questa storia che, per riallacciare un po' al Ninì, no? A dove arriveremo,
dai natali sul territorio, perché senza la targa certe cose non sarebbero mai accadute, non sarebbe nato Nini Vaccarella o i vari Guagliardo, i vari Natale Mannino, i vari Mirto Randazzo, insomma non me ne voglio perché sono centinaia i piloti. Per quanto ci riguarda, Nini credo che sia uno tra i più giovani, che ovviamente figli di questa passione, figli di questa passione, che è solo così, perché se ci sono corse di cavalli tu ti innamori di quello. Il territorio ha offerto da sempre il transform, no? La trasformazione dal veicolo che era una carrozza senza il motore, cioè col motore, senza i cavalli. Oggi arriviamo a forme incredibili. Purtroppo Nini, con un budget risicato eccetera, può solo fare questo, e fa molto bene, perché questo cosa voglio dire, abbiamo solo le gare in salita oggi, quindi tu in Sicilia puoi correre solo lì. Quindi l'augurio qual è? Quello di domani avere un qualcosa di più importante dove poter bagarrare col mondo intero. Ecco, io sfrutto immediatamente l'assist fornito da Danuccio. Intanto buonasera Nini Rotolo qui alla mia sinistra. Buonasera, buonasera a tutti. Subito partiamo appunto in questo giro, diciamo, nel tuo mondo, nel mondo del motorsport. Intanto sappiamo, ci dicevi poc'anzi, che avrai un cambio di vettura, ma anche un cambio di scuderia. Perciò illustraci bene queste novità che quest'anno porterai in questa stagione 2019. Intanto ringrazio voi che mi avete seguito tutto l'anno e che siete stati partecipi con me a 360 gradi dall'inizio della stagione fino ad oggi. Diciamo, chiudiamo un po' la stagione motoristica per aprirla subito, in quanto già per noi comincia subito dopo l'ultima gara praticamente. Detto bene, quest'anno abbiamo deciso insieme comunque a mio padre, alla scuderia, a Filippo, il mio meccanico, di fare un po' il salto, il cosiddetto salto di categoria. Quindi abbiamo avuto la possibilità di togliere la macchina, che la Gloria, con la quale ho fatto negli ultimi 3 anni ci ho gareggiato in salita. Ci ha dato tante soddisfazioni, però era arrivato anche un po' il momento di poter dire: scendiamo da una macchina magari con una cubatura un po' più piccola per cercare di salire con una cilindrata diversa e cercare di fare un po' meglio quello che abbiamo fatto. Detto questo, l'idea era subito quella di prendere una sport car, e se non era quella per eccellenza oppure deciso di magari prendere un anno e decidere di fermarci un pochettino. Però grazie comunque alla mia famiglia, a mio padre, con i consigli di Nuccio, delle persone comunque che mi stanno accanto, abbiamo preso un Osella P21, e quindi l'idea è quella di fare di nuovo il trofeo italiano velocità montagna, il campionato siciliano zona sud con questa sport car. Ho avuto anche la possibilità, devo comunque pur sempre ringraziare quelli che sono i miei sponsor, che mi supportano da diversi anni, perché senza loro veramente uno non riesce a mettere su una stagione motoristica, che è molto, come diceva Nuccio prima, è molto costosa, impegnativa. La fortuna è stata quella di un po' riconfermare tutti, avere nuovi partner per la nuova stagione, quindi significa che negli ultimi 3 anni siamo riusciti a farci valere, a fare bene comunque, a fare un'ottima comunicazione, molto importante dal punto di vista motoristico, e quindi riuscire un po' a riscriverci al trofeo italiano e partecipare di nuovo a queste che sono gare di velocità in salita, con diciamo l'aggiunta, sperando che quest'anno, come è ritornata nel 2018 la nostra gara di casa, la Termini Caccamo sarà comunque una gara che credo riporteranno in calendario. È una cosa bella quest'anno è stato l'inserimento, sempre nel trofeo italiano, della Cefalugi Bilman, così posso dire di fare più gare in zona di trofeo italiano, e magari chi ci vuole seguire
seguire lo viene a fare anche lì. Sì, ecco, a riguardo proprio molti durante le nostre dirette delle tue gare in salita quest'anno ci hanno chiesto sia in chat sia attraverso WhatsApp quale effettivamente sia la differenza sostanziale tra il CVM e il TVM. Ormai praticamente parlando in continuazione di motorsport, sia grazie a Nuccio con la targa Florio e sia attraverso i tuoi comunicati che divulgavamo, davvero la gente si sta interessando. Per cui proprio per portarli un po' più dentro la nostra, diciamo, queste specialità, cerchiamo di mettere un po' di chiarezza, certo, da questo punto di vista, in modo da fugare tutti i dubbi che, certo, giustamente non siete telespettatori. Anno. Assolutamente. Allora, il campionato velocità in montagna si divide in due trofei, cioè il campionato italiano velocità montagna chiamato Sivin e il trofeo italiano velocità montagna che è suddiviso in due zone, zona nord e zona sud. La zona sud arriva fino al Lazio, quindi è dal Lazio fino alla Sicilia, dove fortunatamente ci sono veramente molte gare. In Sicilia abbiamo la possibilità, il trofeo TVM sono 10 gare, di cui 4 sono solo di TVM, sono soltanto in Sicilia. Poi molte gare di trofeo si fanno insieme al campionato italiano, al Sivin, quindi si troveranno delle cronoscalate dove ci sono le due validità contemporaneamente. E in più il terzo campionato, che è comunque uno dei campionati più seguiti e più importante, soprattutto perché la qualità è molto alta, la qualità dei piloti, è il campionato siciliano velocità montagna, che è veramente molto tosto, impegnativo, perché in Sicilia ci sono, come Sicilia è terra di motori, la targa Florio ci insegna, quindi molte persone, molti piloti che fanno campionato e che hanno delle macchine fantastiche, competitive e vanno molto forte, quindi il campionato è suddiviso in questo modo. Ci sono degli scarti che bisogna fare durante la stagione, bisogna vincerle tutte per cercare di portare più punti possibili a casa e per riuscire a vincere un trofeo di classe, che è molto difficile. Noi ci siamo riusciti negli ultimi 3 anni e è stato veramente difficile, lottato fino alla fine, però ce l'abbiamo fatta e oggi ci siamo ritagliati un piccolo spazio nel mondo delle cronoscalate, in punta di piedi, però ci siamo riusciti. Ecco, quest'anno sei ai nastri di partenza, passando da CST a una nuova scuderia, sì, comunque blasonata, cioè vieni da un'esperienza comunque importante in una delle scuderie importanti e approdi nuovamente in un'altra scuderia che sicuramente ha un certo tipo di blasone. Non voglio anticipare nulla perché è giusto che anticipi tu ai nostri telespettatori. Sì, quest'anno, dopo aver fatto una stagione con CST, con il presidente Luca Costantino, ho deciso, sono stato comunque avvicinato da Project Team, che è una scuderia molto importante dove vanta un sacco di piloti, Fofo Di Benedetto, Davide Di Benedetto, quindi gente che fa di questo sport quasi una professione. Abbiamo messo su un programma, sono stati molto carini, abbiamo visto un po' cosa gli poteva interessare loro di me, hanno puntato in salita un po' su 3-4 personaggi e fra questi hanno deciso un po' di farlo anche con me. Sì. Il fatto di cambiare macchina è stato anche frutto di questa scelta. Farlo con un'Osella è sempre qualcosa di più bello rispetto a farlo con una Formula. Che dire, Nini, quindi in bocca al lupo, un grossissimo in bocca al lupo per questa stagione. Noi siamo sempre qui pronti a seguirti, a sostenerti e a far conoscere questo sport che diventa sempre più, come diceva Nuccio, meraviglioso e, come dice sempre ancora lui, potrebbe essere il volano per ripartire, per permettere al nostro territorio di ripartire. Quindi in bocca al lupo e speriamo, arrivederci. Assolutamente, so che mi seguirete anche quest'anno, quindi terremo tutti vicini per far vivere a tutti gli spettatori una stagione motoristica insieme. Nuccio,
un ultimo saluto anche a te. Noi siamo sempre qui a disposizione e ti ringraziamo per tutto quello che fai per la città. Speriamo di rivederci presto con delle preziose novità sul mondo della targa Florio. Assolutamente sì, sicuramente sapete dove sono. Io sono ogni giorno qua perché non posso stare chiuso, perché non voglio sfigurare nel, come dire, arriva qualche visitatore, è giusto che trovi aperto. E poco fa ho dimenticato di menzionare Totò Riolo, ho dimenticato di menzionare Cairoli, ho dimenticato di menzionare Totò, come si chiama, Totò che adesso vive a Genova, ma lui è un grande pilota, ha corso con la Porsche. O Giosuè Rizzuto, campione del mondo con la Ferrari, che domenica ci ha deliziato con le sue belle intraversate con la Porsche. Come dire, ho fatto un post l'altro giorno, Monza ha parlato molto siciliano, perché la Sicilia forse è la seconda tra tutti i licenziati italiani, ecco perché la federazione si, come dire, mantiene vivo con la presenza diretta, pilota fantastici, foraggio importante per il motorsport nazionale, l'abbiamo dimostrato domenica, malgrado qualcuno ha pure i capelli bianchi, vuol dire che insomma abbiamo fatto la giusta palestra. E quindi la federazione, che crede molto puntando sulla targa Florio in prima persona, ovviamente con AC Palermo, ma mettendo e mantenendo tutte queste bellissime gare che sono come dire il tessuto, no, il tessuto, perché il motorsport Formula 1 senza addirittura lo slalom non ha senso, cioè dall'inizio poi col sogno di arrivare a coronare. La Sicilia è molto, come dire, dotata da questo punto di vista, è sprigiona ed escono fuori dei talenti importanti. Cioè Ninni adesso negli ultimi 3 anni ha avuto la possibilità di mettere il proprio fisico dentro una macchina, alla fine si è ritrovato a Bologna a prendere il trofeo della montagna, della categoria. Quindi vuol dire che non siamo secondi, possiamo essere tra i primi, ma bisogna creare qualcosa che permetta a tutti i giovani e tutti i ragazzi di poter emergere. Poter salire, perché poi insomma non è che siamo secondi, nessuno è secondo, basta solo, come dire, avere passione, amore e poi va a determinare marketing, cioè conoscenza del territorio. Ninni ha portato in giro per il centro-sud il nome di Termini Imerese, indirettamente il nome della targa Florio, indirettamente il nome del museo, e la gente poi si incuriosisce su Termini Imerese, ma si può incuriosire su Palermo. Insomma, noi siamo il centro del. Questi strumenti servono a catalizzare l'attenzione del mondo verso la nostra terra. Oggi in questo momento ne abbiamo veramente bisogno, perché abbiamo tutti i numeri per fare, però per 50 anni forse siamo stati un po' frenati nel nostro entusiasmo, però dimostriamo che magari vivere a Milano è complesso e correre a Milano sarà super complesso. Qua Ninni sta dimostrando che con pochi, rompendo un po' le scatole a tanti amici, ma anche tanta gente che crede davvero a questo progetto, si possono fare le cose per bene. Quindi per la serie, in siciliano vorrei dire: a Milano per vivere hai bisogno di riscaldamenti, di tutto un portafoglio abbastanza importante, da noi anche con una cipolla riusciamo a fare i risultati. Guai se ci danno i soldi, perché se ci danno i soldi vuol dire che cominciamo a diventare come Ninni Vaccarella. No, non è che Ninni aveva i soldi, però Ninni aveva la possibilità di mettersi in un secchio dove dentro sto secchio c'erano i grandi piloti del mondo, e Ninni è l'estrema sintesi del ragionamento che ho fatto. Quindi viva la Sicilia, viva la targa, viva noi, buon Natale, e speriamo che Ninni riporti a casa questo titolo ambito da parte di tutti, perché insomma non tutti sanno, giustamente stai un po' lontano, ti sembra la gara un po' così, invece lì se ne danno di santa ragione, e correre in salita sotto certi aspetti è ancora più complesso che correre sulle piste, no? Perché è una strada. Quindi, molte più insidie sicuramente. È molte più insidie, quindi più preparazione, più determinazione, più concentrazione. E dai, andiamo avanti così. Certo, la fortuna sempre, per forza. Aiuta gli audaci la fortuna. Grazie, grazie a Ninni Rotolo, grazie a Nuccio. Arrivederci a tutti i nostri amici sportivi di Teletermini.